Ma io penso che in questo momento un discorso con i 5 Stelle per poter andare a recuperare quel rapporto che ci aveva permesso di iniziare molto bene questa legislatura si possa trovare. Sui contenuti, sulle cose ancora non fatte del contratto di governo, su quei no che potrebbero diventare dei sì e su un rapporto anche personale che c'è tra noi ministri, tra i parlamentari, che ci permette di poterci confrontare, magari anche scontrare, perché no, perché comunque su alcune cose siamo abbastanza distanti, però con la voglia di lavorare per gli italiani. Sono d'accordo con Matteo Salvini, visto e considerato che in questi giorni sono stato un po' in giro per il nord Italia, di riportare a Matteo un po' le sensazioni che si hanno dai territori. Le sensazioni sono molto positive per il lavoro che abbiamo fatto, per la posizione che ha tenuto la Lega. In tanti ci stanno dicendo no col PD, non permettiamo al Movimento 5 Stelle di andare con il Partito Democratico perché sarebbe un problema, e quindi se non si dovesse riuscire ad andare a elezioni, un accordo con il Movimento 5 Stelle per poter, come dicevo, riprendere quel percorso che è stato interrotto. Solo al pensiero di lasciare il nostro paese nelle mani di Renzi, della Boschi, dell'onorevole Boldrini, dell'ex presidente del Senato Grasso, di Franceschini, e sono solamente alcuni nomi ma potrei farne per ore, guardi, mi fa sì che domani sia a Roma il più velocemente possibile.